Bianco, bianchissimo, presentano il teatrino di Olà con Lugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Matenere. Come sta? Passavo di qui e sono salita per sentire come sta. Grazie, molto gentile. Prego, prego, per comodo. Un minuto solo però perché ho ancora molte visite da fare. Ah, sì? Sì, come sta, Matenere? Bene, non mi posso lamentare. I suoi disturbi psichici sono spariti? Ah, completamente. Posso dire proprio di aver acquistato una tranquillità, una serenità che non avevo prima della malattia. E sono molto contento. E adesso cosa fa di bello? Niente, riposo, sto tranquillo, dormo, lo leggo. Non si annoierà, eh? No, perché deve sapere che io ho una passione, l'arte culinaria. Ah, benissimo, questo è un passatempo molto salutare per lei. Insomma, mi diverte. Immagino che sarà bravissimo. Dio bravissimo, mi arrangio. Ho una specialità, la pizza alla napoletana, la faccio benissimo. Chissà, sua moglie come sarà contenta di avere un maritino così prezioso. Oddio, contenta, mica tanto, sa. Io osteggia. Fa molto male perché, come le ripeto, questo è uno sbarro per lei molto utile. Sì, ma lei mi osteggia. Forse perché le mogli vogliono avere il monopolio culinario. Insomma, lei mi osteggia. Eppure le garantisco che le pizze che faccio io sono buonissime. Ah, lo credo. Sono proprio contento di vederla ristabilita. Grazie. Vuole prenderne una delle mie pizze? No, grazie. Volevo molto di dire, ma io devo scappare. Ma senza complimenti. Ma non vorrei che mi disturbasse. Ma quale disturbo? Guardi. È un armadio pieno. Prego. Arrivederci al prossimo spettacolo del nostro teatrino. E non dimenticate, Olà fa il bucato bianco, bianchissimo, e sentirete che profumo di pulito nella biancheria lavata con Olà. Olà, bucato bianco, bianchissimo.